Ad oggi eh, l'e-commerce pesa meno dell'1%. Eh, è facilmente spiegabile. Eh, I prodotti così pesanti e così voluminosi come quelli che noi vendiamo eh, hanno un'incidenza delle spese di spedizione molto molto elevata. Quindi il cliente professionale che ha il suo mezzo di trasporto preferisce venire fisicamente in negozio e prendersi la merce. Eh, I clienti privati, eh, se si trovano molto lontano da un punto vendita, prima non avevano alternative, eh, ad oggi con l'e-commerce hanno un'alternativa. Diciamo che il cliente professionale sarebbe disposto a acquistare online, così almeno loro dichiarano, solo se noi fossimo in grado di consegnare quasi in tempo reale, quindi due ore, direttamente sul cantiere. Assolutamente la scelta è quella di un canale complementare, almeno fino ad oggi sicuramente è stato così. Abbiamo definito un carrello minimo per poter acquistare online di 250 euro, proprio per invogliare i clienti che si trovano vicino a un negozio fisico a venire fisicamente in negozio, mentre i clienti che si trovano più distanti dal punto vendita a poter acquistare online anche perché non, non avevano alternative fino a prima. Diciamo che il tempo passa e l'evoluzione tecnologica procede e quindi anche noi a breve faremo dei test di acquisto online corretti del negozio. Quel tipo di vendita ovviamente è più una vendita simile che complementare, insomma, per intenderci. Gestiamo direttamente la eh, logistica dell'e-commerce attraverso ogni singolo punto vendita. Non abbiamo un deposito centralizzato come normalmente avviene eh, nelle altre insegne della grande distribuzione, ma ogni singolo punto vendita è un deposito. Quindi ci sono delle persone della logistica che oltre a preparare le consegne a domicilio e bonifici preparano anche gli ordini online. Noi abbiamo scelto di mh, avere non un solo negozio online, ma tanti negozi quanti sono eh, I punti vendita fisici. Quindi di fatto se voi andate su Bricoman.it in questo momento trovate 16 negozi. Questo per poter mantenere la massima trasparenza sui prezzi di vendita. Quindi il cliente che va online innanzitutto trova il prezzo di vendita del negozio che sta guardando, che potrebbe essere diverso dal prezzo di vendita di un altro negozio. Quindi questo ha comportato sviluppare di fatto 16 negozi, eh, non sono esattamente delle fotocopie, inoltre non solo i prezzi di vendita sono diversi ma anche le gambe sono diverse. Tutte le scelte che abbiamo mh, analizzato possibili, quindi che ne so mettere un prezzo medio, mettere il prezzo massimo, mettere il prezzo minimo, eh, avrebbero comportato comunque una perdita di margine fondamentalmente o dall'altro lato... Un rischio di sembrare cari, quindi, se metti il prezzo minimo, perdi del margine perché anche in negozio sei costretto ad abbassare il prezzo, se metti il prezzo massimo, rischi di sembrare caro anche al tuo cliente a cui eh, sei sempre sembrato eh, il meno caro. Nei negozi fisici abbiamo circa un 35-40% di clienti professionali e un 60% eh, di clienti privati. Però questo a livello di numeri, a livello di fatturato è molto più importante la quota eh, proveniente dai clienti professionali, proprio per una banale frequenza di acquisto. No? Eh, la frequenza media di acquisto di un professionista è anche due o tre volte a settimana, eh, quindi voglio dire è naturale che, che faccia più fratturato. Se parliamo invece di e-commerce non è così, nel senso che come accennavo prima il cliente professionale ad oggi non acquista online, eh, ci, hanno, ci hanno detto noi compreremo online solo ed esclusivamente se voi poteste garantirci la consegna quasi immediata, due ore, quattro ore sul cantiere. Quindi di fatto abbiamo due clienti su internet, il cliente privato e la piccola media azienda, quindi può essere l'estetista, può essere il tabaccaio, può essere l'ufficio, può essere il piccolo capannone che comprano per la loro piccola azienda, ma non il cliente eh, primario di Bricoman, cioè l'installatore, l'elettricista, l'idraulico, il muratore.